Queste sono le Nike Vomero 17 e rappresentano la scarpa che è migliorata di più quest'anno. È sicuramente adatta a tutti i podisti amatori di tutte le stazze, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche, sapendo che sarà sicuramente nella classifica dei prossimi giorni. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 284 grammi, drop come al solito 10, 39,5 mm di altezza dal suolo nel tallone, 29,5 mm nell'avampiede. Sappiate che la versione femminile invece ha un drop 11,5. Queste comunque sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato, e soprattutto vi racconto il confronto con le altre scarpe in casa Nike e a chi sono adatte. La prima cosa che ho amato sono sicuramente i lacci, che non sono un modello standard ma di fatto consentono una lacciatura molto solida e chiaramente bloccata. Ho amato il design della linguetta, che è a soffietto, ma davvero soffietto, con un bloccaggio perfetto del collo del piede. La lacciatura è anch'essa abbastanza innovativa, con due occhielli nella parte superiore e una parte centrale con dei nastrini. Utilizza il logo di Nike nella parte superiore, mentre la parte gialla sembra molto plasticosa a distanza, ma in realtà è morbida come di fatto tutta la scarpa. Mi è piaciuto inoltre il mesh ingegnerizzato della linguetta nella parte inferiore, mentre nella parte superiore una sorta di imbottitura leggermente più spessa, che consente una comodità estrema senza essere davvero esagerata, anche grazie al fatto che allacciando la scarpa in maniera super stretta non avrete problemi sul collo del piede proprio per questa struttura. Mentre il coniglio mi sta mangiando l'altra Vomero, ho amato davvero inoltre il fatto che questa scarpa abbia una tomaia particolarmente traspirante. Dovevo andare a Dubai ma non ho potuto provarla, perché poi alla fine ho dovuto cambiare la mia destinazione. A livello di numero suggerisco comunque lo stesso numero in casa Nike. La scarpa è un po' meno filante proprio per questa struttura, un po' più tra virgolette light. Mi è piaciuta tantissimo e, come suggerisce l'azienda dell'Oregon, questa scarpa potrebbe essere utilizzata per tutto l'anno, anche perché sono presenti elementi riflettenti sia sul nastrino sia sul tallone nella parte posteriore. Ho valutato poi davvero positivamente anche la struttura del tallone, che ha una conchiglia abbastanza rigida ma che si piega al suo interno nella parte superiore, il solito design per garantire un comfort al podista amatore che avesse problemi di tendine d'Achille. Mi è piaciuta molto la stabilità di questa scarpa, che si gira al suo interno ma al tempo stesso è comunque neutra stabile, anche grazie al fatto che utilizza due mescole di cui parleremo tra qualche secondo. C'è infine un pull tab alla Nike molto piccolo e sottilissimo, che consente di inserire il piede all'interno della scarpa, ma l'utilizzo del pull tab non è necessario perché comunque la scarpa si allarga abbastanza facilmente. Dal punto di vista della mescola, comunque, le cose si fanno davvero interessanti, perché questa Vomero 17 utilizza una doppia mescola: nella parte superiore il famoso Zoom X, nella parte inferiore la mescola più stabile, più tradizionale, più conosciuta, che si chiama Cushlon. E questa combinazione vi consente di fatto di correre molto velocemente, di avere una sensazione di morbidezza, proprio perché a contatto con il vostro passo ci sarà la mescola morbida e nobile, al tempo stesso nella parte inferiore invece una mescola forse un po' meno reattiva, sicuramente più stabile, e che quindi vi consente di gestire al meglio tutte le corse di tutti i giorni senza aver problemi di stabilità, che invece solamente la presenza dello Zoom X poteva creare, soprattutto a podisti amatori non così evoluti. Da notare che lo Zoom X è di due colori, nella parte superiore nero mentre nella parte inferiore bianco. Solamente nel tallone e nell'avampiede questa cosa è importante, perché invece nella parte laterale lo Zoom X non è a contatto con l'appoggio al terreno, di conseguenza non noterete nessun vantaggio o svantaggio dal suo utilizzo. Sono poi rimasto sorpreso da questa Fly Guidance, non si chiama così, ma di fatto la parte nera consente una ulteriore stabilità perché mantiene in asse il podista amatore. Si potrebbe però sostituire la soletta con dei implantari personalizzati, cosa che di fatto garantirebbe una corsa davvero piacevole. Sappiate che la scarpa è comunque molto flessibile, ma al tempo stesso vi consentirà
un appoggio abbastanza morbido che però è mediato dalla presenza del battistrada, battistrada con una gomma molto dura, molto simile a quella che avevamo già visto sugli altri modelli tra virgolette tradizionali della casa americana. Una delle scelte di design che è stata adottata con questa scarpa è l'eliminazione degli air zoom nell'avampiede, cosa che secondo me ha un impatto positivo di appoggio, forse un po' più morbido rispetto invece a quella che potreste provare e verificare con per esempio le Pegasus 40, che secondo me sicuramente sono più reattive ma forse un po' meno morbide. Tra l'altro sarebbe per me energetico se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. A livello di battistrada utilizza una struttura molto semplice. Nel passato Nike scriveva la quale era la gomma che era utilizzata con un codice, ora è stata tolta questa indicazione, di fatto però la scarpa ha una struttura segmentata con dei tacchetti molto resistenti, con una forma psichedelica. Se state a guardarli tutti, di fatto avrete qualche problema dopo qualche minuto, però magari questa cosa vi permette una maggiore serenità. Rispetto alle Pegasus la struttura è relativamente diversa, però ci sono 5 zone segmentate che consentono di gestire al meglio i cambi di direzione, l'appoggio di qualunque tipo, anche grazie alla struttura d'arco nella parte posteriore. Non ho notato grossi problemi di trazione. Questa scarpa ovviamente è pensata per correre i lenti, quindi comunque non è necessario avere l'ultima tecnologia, anche se secondo me questa gomma è particolarmente efficace. Nella valutazione di chi adatta questa scarpa vi posso dire che sicuramente potrebbe andare bene anche ai Flash Boys, ma soprattutto per il podista amatore, alle prime armi, perché questa scarpa garantisce un'ottima stabilità, una buona reattività. Se pesate anche fino agli 85 kg non avrete nessun problema. Nella parte posteriore la quantità di gomma confortevole ma al tempo stesso stabile vi garantisce di poterla utilizzare non soltanto al parco ma anche per esempio per correre corse dai 10 fino pure ai 30 km. Chiaramente è una scarpa pensata per correre a ritmi lenti, vi offre una buona reattività, si può utilizzare da ritmi che vanno dai 6,30 al chilometro fino direi ai 3,30. Sostanzialmente la scarpa è un po' troppo pesante e comunque nell'avampiede ha una buona spinta offerta dallo Zoom X e ovviamente dal vostro motore. 2,9 cm di altezza nell'avampiede, quindi potreste comunque correre davvero velocemente. La Vomero 17 potrebbe essere utilizzata anche ovviamente per camminare. In questi giorni l'ho provata parecchie volte e ho apprezzato il fatto che comunque questa scarpa è molto stabile e soprattutto camminando si appoggia di tallone, visto che la mescola morbida è comunque molto copiosa, potreste utilizzarla anche per camminate lunghe e forse intense. A livello di durata poi questa scarpa tenderà a durare almeno fino a 700 o perché no addirittura gli 800 km, la cosa dipenderà però dal vostro peso, se appoggiate di tallone e soprattutto come correte, perché questa scarpa, se è vero che a livello di battistrada è molto durevole, che la tomaia è davvero piacevole, potrebbe scaricarsi come d'altronde succede a tutte le scarpe che sono amate e apprezzate per tutto l'anno. Interessante notare che le scarpe rispetto soltanto a 5 anni fa sono fondamentalmente diventate molto più alte e più protettive. Se dovessi scegliere in casa Nike prenderei le Pegasus 40 se volessi qualcosa di più reattivo e magari che costa leggermente di meno, prenderei invece le Invincible Run 3 se cercassi una scarpa con un miglior ritorno energetico per correre sia velocemente sia lentamente. Questa è chiaramente una preferita, ma non funziona tra virgolette se avete qualche problema di pronazione. In tal caso invece suggerirei le Infinity Run 4, che però sono leggermente più pesanti e quindi è da valutare. Secondo me le Vomero 17 rappresentano il giusto compromesso tra tutte queste scarpe, però Vomero 17 sono davvero un coltellino svizzero, poi chiaramente dipende un po' dai vostri gusti. Non sono però tutte rose e fiori, il dark side di questa scarpa è legata al fatto che comunque correndo molto velocemente forse avreste qualche problema per tenere il ritmo, però chiaramente molto dipende anche dal vostro motore. Io l'ho apprezzata tanto a ritmi lenti utilizzate in queste settimane on and off dalla corsa
però sicuramente potrebbe essere una scarpa per riprendere da un infortunio, anche se forse utilizzerei qualcosa di più reattivo nel caso in cui cercassi davvero la velocità. Inoltre, se è vero che l'allacciatura è perfetta se allacciate la scarpa in maniera precisa, potrebbe succedere, se la lasciate abbastanza larga, che questa linguetta si sposti e forse vi dovesse fermare ad riallacciare la scarpa stessa, ma io questa cosa non l'ho rilevata, anche perché ci dedico particolare attenzione, però i neofiti alle prime armi potrebbero avere qualche problema. In conclusione, dopo 2 anni che questa scarpa era, diciamo, passata nel dimenticatoio, ritengo che la Vomero 17 sia migliorata tantissimo rispetto ai 2 modelli precedenti. Ora, secondo me, potrebbe essere utilizzata da tutti i podissematori, anche fino agli 85 kg. Ho apprezzato davvero la stabilità che invece mancava in altri modelli, e comunque questa scarpa potrebbe essere utilizzata per tutta la stagione. Mi è piaciuta tantissimo. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Io, come al solito, vado a dare a mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima!